Non vi rubo altro tempo, passiamo al topic della serata. Web Vitals, performance, analizzare i nostri script, come per l'utente percepisce il nostro sito, quelle micro ottimizzazioni che servono, forse più le immagini in onda di 2 mega da mettere, vabbè, tutto ciò che ci può essere utile per rendere performante la nostra applicazione. Ne parliamo con Guido Dorsi di Immobiliare. Ciao Guido, e ti lascio il palco. Che Bentornato. onore. Che onore essere il primo a presentare in sede dopo tanto tempo. Ma dovete guardare. Ah, ok, giusto. Allora tengo questo. Datemi qualche minuto per riprendermi. Beh, già Matteo ha fatto una bella introduzione di quello di cui parlerò. Diciamo che non tratterò tutto il tema performance perché altrimenti ce ne andiamo dopo domani da qua dentro. Ci focalizzeremo su Web Vitals e sulla nostra esperienza, diciamo, nell'ottimizzare un applicativo Next.js. E mi prendo il coso per andare avanti con le slide, altrimenti Matteo. Allora, ciao a tutti, io sono Guido, lavoro come sviluppatore front-end a Immobiliare Labs. Lavoro in un team dove ci occupiamo essenzialmente di tecnologia, quindi noi facciamo roba come continuous integration, performance, component libraries e altre robe di questo tipo qua. Su Slack sono con questo tag qua. E come abbiamo già detto, ci parlerò di Web Vitals. Web Vitals sono un'iniziativa di Google che con questa iniziativa prova a dare una guida agli sviluppatori e anche ai project manager su come migliorare l'esperienza nel web. E questi Web Vitals sono dei segnali che appunto guidano lo sviluppatore in questa strada. Però prima di parlare di Web Vitals, parliamo anche un po' di storia sulle performance. Iniziando da quando si iniziavano a fare le applicazioni interattive, l'era jQuery, per dare un riferimento più o meno storico. E a quel tempo, diciamo che già fare un'applicazione interattiva era un gran risultato, quindi le performance erano una cosa che venivano dopo. E molte delle tecniche su come ottimizzare i siti erano basate su miti e leggende, no? Perché non c'erano strumenti per misurare, diciamo, la situazione, quindi uno andava più o meno a intuito. Quindi c'era cose come i selettori devono essere più locali possibili, oppure non devi creare funzioni anonime. Certe cose erano vere, si sono rivelate vere, molte no, quindi alla fine non si fanno più. E comunque però una volta arrivato il mobile, le performance iniziano a diventare importanti. E a quel tempo c'era in giro PageSpeed, che era uno dei primi tool che aiutava, guidava lo sviluppatore nel migliorare, diciamo, il proprio sito web. E PageSpeed, diciamo, più che essere basato su metriche, era basato su una specie di checklist, no? Dove ti diceva: ok, tu per migliorare il tuo sito devi fare inline del CSS, o devi ottimizzare le tue immagini, o devi ridurre la quantità di JavaScript e così via. Quindi ti dà una serie di consigli, tu li facevi, però non sapevi quale impatto aveva sugli utenti questa roba qua. Quindi era più a fiducia. Poi finalmente arriva Lighthouse, che è uno dei primi strumenti di Google a dare delle metriche. Delle metriche, diciamo, che nei primi tentativi erano un po' poco intuitive e molto instabili. Infatti, all'epoca, quando avviavi Lighthouse, per avere dei numeri un po' più normali, devi fare 4-5 run di seguito e fare la media. Poi la situazione è migliorata nel tempo, le metriche sono cambiate e finalmente si è arrivato ai Web Vitals, che a differenza di Lighthouse sono delle metriche che vengono raccolte sui dati reali degli utenti. Mentre Lighthouse è uno strumento da laboratorio, dove praticamente in locale io analizzo il mio sito e ho le metriche che ho in locale. I Web Vitals solitamente si misurano in base a quella che è l'esperienza reale degli utenti. E soprattutto sono tre metriche che misurano la qualità della UX, non sono più metriche sulle performance. Queste tre metriche sono queste qua.
divisa in tre categorie, loading, interactivity e visual stability, e divisa per range, buono, da migliorare e povero. Essenzialmente l'obiettivo che dovresti avere quando si sviluppa un'applicazione, quando si ottimizza un'applicazione per i Web Vitals, e fare in modo che il 75% dei tuoi utenti finiscano nella parte good di tutte e tre. Quindi significa che almeno il 75% degli utenti devono avere un largest content full paint di almeno di meno di 2,5 secondi, un'interattività sotto 100 millisecondi e un CLS di 0,1. Mamma mia, la posso togliere una mascherina? È difficilissimo parlare. No, meglio di no. Quindi, il largest content full paint è una delle la metrica più intuitiva delle tre, e lo dice stesso il nome, largest content full paint, che sarebbe l'istante in cui il blocco di testo o l'immagine più grande viene renderizzata. In questo caso, ad esempio, fino a questo punto il blocco di testo più grande è questo, però poi alla fine entra questo, che è il largest content full paint. Sono uscito fuori dalla telecamera. Ok, il first input delay invece anche questo è abbastanza intuitiva, è praticamente la misura, la latenza dal quale il browser riceve il primo input dell'utente e il browser risponde a questo input. Qualcuno sta scrivendo e quindi a posto. Il browser risponde a questo input. Quindi praticamente se io interagisco con un'applicazione web mentre il main thread è bloccato, l'input, diciamo, sarà rallentato da questo. Per ottimizzare il first input delay, quindi bisogna fare in modo che il thread sia occupato il meno possibile o che ci siano meno long task grossi, quindi magari dividere long task può essere una buona cosa. E l'ultima, quella un po' più complessa, è il cumulative layout shift. E anche questa, per riuscire a dare una spiegazione che sia semplice da capire, non è facile. Però praticamente che cos'è un layout shift? È un movimento di layout. Come in questo esempio, praticamente entra questo banner che sposta, diciamo, la UI sotto. Il cumulative layout shift è, diciamo, misurato in base al layout shift più grande che sia misurato, quindi in altezza, durante tutta la vita della pagina web. Quindi, a differenza delle due metriche precedenti, questa non è misurata solo al caricamento della pagina, ma durante tutta la vita della pagina web, rendendola una metrica difficile da debuggare. Perché dovrei importarmene dei Web Vitals? Beh, prima di tutto, l'obiettivo di Google era quello di dare uno strumento per misurare la user experience. Quindi se io ho queste tre metriche in un valore buono, significa che probabilmente la user experience del mio sito non è male, o almeno non c'è nulla da migliorare secondo i Web Vitals. Sicuramente poi non è che stia a posto, sono comunque metriche, diciamo, basate su algoritmi, però nel caso in cui invece queste metriche non sono buone, le posso usare come guida per risolvere i problemi che ci sono sul mio sito web. E la motivazione invece che può essere, diciamo, più facilmente vendibile ai nostri boss è che adesso questi Web Vitals hanno un impatto SEO. Perché, le web performance sono state un fattore di ranking dal 2018, però da quel tempo non è che erano chiare quali metriche sulle performance avessero impatto, diciamo, sul ranking. Di recente è stato pubblicato la lista di metriche che sono utilizzate, la lista di segnali web utilizzati per dare, diciamo, un po' di ranking sul SEO, e queste da giugno 2021 dovrebbero essere, cioè in realtà da settembre dovevano essere attive, però in realtà non si sa se sono state attivate o meno, ci sono stati forse un po' di problemi. Però essenzialmente, se uno vuole dare anche uno sguardo al futuro e capire, diciamo, probabilmente i Core Web Vitals avranno presto un impatto, diciamo, sul ranking. Quindi abbiamo, spero, capito quali sono i Web Vitals. Innanzitutto approfitto di avere il pubblico in sala e chiedo se ci sono domande su questo.
Ah, anche da casa. Anche da casa. Diciamo, la puoi ripetere anche tu perché se ma accendiamo la cosa, no? Facciamo tutte le nostre misure. Allora, diciamo che più avanti, diciamo, hai anticipato la prossima slide, e quindi la prima cosa da fare è appunto misurare per capire come siamo messi. E la misurazione dei Web Vitals, prima ho detto che avviene su, diciamo, i nostri utenti reali, rendendola una cosa un po' più complicata da fare rispetto a premere avvia sulle DAOs. In realtà Google già lo fa automaticamente, prendendo le informazioni da Chrome, e queste informazioni sono raccolte in uno strumento chiamato Chrome UX, Chrome User Experience. Io posso accedere a queste informazioni da PageSpeed, che è questo blocco qua che vedete su PageSpeed. Questa è l'Origin Summary, quindi sono l'aggregazione di tutti i Web Vitals sulla mia origine. E queste percentuali indicano le percentuali di utenti che ricadono nei vari range. E il valore che, è numerico che vedete sopra è invece il 75esimo percentile. Questo è già un buon inizio per capire, diciamo, come siamo messi sui Web Vitals. Il problema è che è un'aggregazione fatta su 28 giorni precedenti. Quindi non è un risultato che hai in tempo reale. Se io faccio un'ottimizzazione, non so subito se questa ottimizzazione ha avuto successo o meno. Un altro strumento che permette di accedere sempre ai dati di Chrome UX è Data Studio. Poi più avanti ci saranno i link su come accedere a queste risorse. Ecco, Data Studio io posso generare un report sempre sull'Origin. Ah, prima non ho detto, su PageSpeed, oltre all'Origin ho anche le informazioni sulla URL specifica. Quindi se io voglio testare anche diverse URL, lo posso fare con PageSpeed. Mentre con Data Studio ho raccolte varie informazioni su Web Vitals, anche sulla connettività degli utenti, diciamo la distribuzione dei device e cose del genere. E a differenza di PageSpeed, con Data Studio posso vedere anche l'andamento nel tempo. L'aggregazione qua è mensile, e io posso vedere ogni mese come sono cambiati i Web Vitals sulla mia origine. Ah, per origine intendo tutto il sito. E un altro strumento che si può utilizzare per accedere a Web Vitals è l'estensione Chrome dei Web Vitals. Praticamente con questa estensione si possono vedere, diciamo, i risultati presi sempre da Chrome UX su, diciamo, i vari Web Vitals e la situazione corrente del mio caricamento. Diciamo, sulla situazione corrente spesso dà dei risultati un po' strani. Ad esempio qua mi ha dato un largest contentful paint di 0 secondi. A volte il Facebook delay dice che non è mai avvenuto, invece è avvenuto. Però comunque per visualizzare invece i dati degli utenti, questo è uno dei modi più veloci che si hanno, perché mentre con PageSpeed bisogna aspettare che comunque sotto le DAOs faccia i suoi calcoli, con Data Studio bisogna generare un attimo il report, ci vuole un po' di tempo, questo è immediato. Ops, sono andato avanti. Un altro metodo invece per raccogliere dati in tempo reale è quello di utilizzare la libreria Web Vitals, sempre fornita da Google, e Analytics 4. È spiegato in questo articolo di Web Dev. E diciamo, in questo modo è possibile ricavare i dati e le informazioni degli utenti e vederle più o meno in tempo reale per avere il risultato, diciamo, immediatamente. E poi ci sono strumenti un po' più avanzati per vedere, diciamo, cose un po' più sofisticate. C'è ad esempio SpeedCurve, Next.js Analytics, pure Datadog mi pare che lo fa, e comunque ce ne stanno parecchi. Noi ad esempio invece abbiamo utilizzato l'integrazione di Next.js per i Web Vitals e insieme abbiamo utilizzato il nostro sistema di metriche che avevamo già. E il secondo passo da fare, una volta che so, diciamo, qual è la mia situazione rispetto a Web Vitals, e seguire i consigli che dà le DAOs, che spesso sono molto utili e danno la possibilità di visualizzare anche dei fix da fare molto veloci, che in realtà hanno grande impatto sugli utenti. Come ad esempio questo dove diceva di settare wait date, perché praticamente la wait date permette di evitare il CLS dovuto alle immagini, che le immagini, se non hanno un layout, diciamo, esterno, quando non sono caricate non hanno dimensione e quando vengono caricate quindi spostano, diciamo, il layout della pagina.
In realtà è utile anche se noi, diciamo, mettiamo già la widget e lato CSS, perché il browser le usa per, diciamo, fare delle sue ottimizzazioni. E adesso passiamo, diciamo, alle ottimizzazioni che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo lavorato su un'applicazione Next.js, che è la nostra pagina di ricerca, che è una delle, diciamo, sezioni principali di Immobiliare, e è anche una delle più complesse. C'è tanta roba qua dentro, tanti dati, tanti media, e quindi non è stato facile ottimizzarla per i Web Vitals. All'inizio, diciamo, prima di rilasciarla, la situazione era un disastro. Quindi ha richiesto diverso tempo, anche perché ottimizzare Next.js non è per niente facile. Diciamo, la prima cosa da fare per ottimizzare il largest content full paint è dare un'occhiata, diciamo, alla catena di richieste che c'ha la nostra pagina. E l'obiettivo da raggiungere dovrebbe essere più o meno questo qua, dove tutte le dipendenze, cioè tutti i file che servono a raggiungere il mio largest content full paint, si devono trovare all'inizio della catena di richieste. In questo caso abbiamo le tre immagini principali, i font e, diciamo, l'origine. Ma, diciamo, come siamo arrivati a questa situazione? La prima cosa che abbiamo fatto è stato fare l'inline del CSS. Il nostro sito web utilizza SAS per la parte di stili, perché noi comunque abbiamo un design system scritto in SAS, e uno dei constraint di quando abbiamo introdotto questo applicativo è stato riusare il design system. Quindi la prima cosa da fare è stato fare il line del CSS, perché in realtà come Next.js carica il CSS, è risultato non proprio ottimale. Ovviamente per riuscire a fare questo abbiamo innanzitutto diciamo, fatto un po' di hacking su document, abbiamo esteso la class head, ci siamo messi nel metodo che genera link e abbiamo sostituito i link con dei tag style. Fate attenzione sul memoized get file content, perché comunque siccome questa funzione è sincrona, l'accesso ai file deve essere sincrono e quindi è importante cacheare, perché altrimenti, diciamo, buttiamo giù il sito se andiamo a leggere ogni volta. E questa ottimizzazione ci ha portato a guadagnare ben 500 millisecondi sul 75% del largest content full paint, quindi tanta roba. Ovviamente non è bastato introdurre questo pezzo di codice, in realtà questa è anche una versione un po' semplificata di quello che abbiamo fatto noi. Per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto ottimizzare la dimensione del CSS, perché comunque inizialmente non era adeguata a fare il line della pagina, e abbiamo dovuto ottimizzare anche la dimensione dell'HTML, che è importante da tenere bassa, perché se l'HTML è troppo grande, diciamo, il browser renderizza la pagina in chunk quando la connessione non è buona, e renderizzando la pagina in chunk distrugge, diciamo, tutte le metriche di performance che poi la pagina, dal CLS al largest content full paint, diventa proprio un disastro. Quindi è importante tenere la dimensione dell'HTML bassa, e la trappola più grande di Next su questo è il fatto che tutta la parte JSON dell'hydration viene inserita all'interno del document, che è una pratica che si fa su tutti i progetti React, però su pagine complesse come questa della nostra lista annunci diventa un bel pezzo, quindi abbiamo dovuto fare un bel giro di ottimizzazione anche su quella parte. Il secondo improvement che abbiamo portato su è stato quello di fare il preload dell'immagine principale e lazy load di tutte le immagini offscreen. Per immagini principale si intendono queste tre. Mi vedono da casa? E le indico, ok. Sono queste tre che sono nel viewport. Mentre quelle offscreen sono tutte quelle che non si vedono. Per farlo è abbastanza semplice, cioè introdurlo a tempo zero almeno. Basta aggiungere un attributo loading lazy sulle immagini da caricare off screen e diciamo aggiungere un link rel preload in cima alla pagina per tutte le immagini che vanno in priorità. In realtà comunque Next rende questo ancora più semplice se si usa il componente image, perché il componente image fa lazy load di default e lo fa anche meglio di come si farebbe con diciamo il loading lazy, perché il componente image di Next lo fa utilizzando un margine, quindi praticamente le immagini vengono caricate prima di entrare all'interno del viewport, utilizza un margine di 200 pixel, quindi quando io scorro la pagina è più probabile che trovo l'immagine già caricata, mentre con loading lazy io quando scorro la pagina vedo sempre il flash dell'immagine che entra. Poi
per fare invece il preload dell'immagine c'è l'attributo priority. Quindi tutto quello è più semplificato, diciamo, rispetto all'alternativa vaniglia di questo, però con la constraint che comunque il componente image si porta dietro un po' di DOM in più rispetto a un tag image normale, quindi aggiunge un paio di div per gestire bene la parte di layout. Quindi non sempre si può portare su, perché comunque richiede modifiche, diciamo, ai componenti. Comunque vi consiglio di andare a dare uno sguardo al codice sorgente di questo componente, perché c'è tanto da imparare sia sulle immagini sia su qualche trick da usare con React. C'è una domanda? Questa è la pagina dell'elenco dei risultati, no? Sì. Con curiosità, penso molto semplice. Per identificare le prime tre immagini che tu vuoi far vedere, non parliamo delle prime tre di ogni annuncio, ma le prime tre della pagina. Sì, le prime tre della pagina. Quindi tu, quando fai penso server rendering e ottieni quei risultati, al primo elemento gli devi passare un qualcosa per dirgli le tue immagini sono priority. Esatto, sì. Okay. Sì, no, è una cosa comunque da fare programmaticamente sulla lista in base all'indice dell'elemento. Okay. Altra domanda? Stavo pensando a una navigazione specie da mobile che va avanti e indietro e torna nello stesso punto della pagina, però in quel caso le immagini sono caricate. Questo mobile con le icone, fai swipe, torna indietro. Ah, sì, sì. No, là in... Sì. Sì, in quel caso se tu torni indietro... se diciamo non hai fatto cose particolari, c'è la BF cache, che sarebbe back forward cache, e praticamente il browser si fa uno snapshot della pagina e ritorna a come era prima, quindi non per scarica niente. Ovviamente c'è anche la possibilità di caricare la pagina nel mezzo, però quando si fanno ottimizzazioni sulle pagine web sono ottimizzazioni comunque speculative, cioè tu non puoi sapere tutti gli stati di tutti gli utenti, infatti è difficile ottenere, cioè non credo che qualcuno, a meno che chiedi fa una pagina HTML, riesca a ottenere 100% good su qualche metrica, perché comunque cioè, il web è vasto, c'è di tutto, proprio da gente che entra con i televisori a quelli che entrano con gli orologi, quindi... uno va per la maggior parte delle persone e soprattutto tutte queste metriche che ci dà Chrome e che noi misuriamo sono feature supportate solo da Chrome, quindi noi comunque stiamo ottimizzando per il 75% degli utenti Chrome, non di tutti gli utenti, quindi purtroppo si fa quello che si può e probabilmente questo va a vantaggio anche di tutti, quindi non è che, però comunque non si può fare cross browser testing di questa parte qua. Comunque, guardate il codice sorgente del componente image, che è davvero figo, è molto interessante e si impara un sacco di roba. L'ultima parte che, diciamo, da fare per... semplice, tra virgolette, da fare per ottimizzare il largest content full paint è quella di, diciamo, ottimizzare Google Font. Next.js lo fa in automatico se mettiamo i font all'interno di document e praticamente trasforma il link href in uno style col CSS dentro e questo dovrebbe ottimizzare molto, diciamo, le performance. Noi in realtà abbiamo fatto anche preload del font, non mi sembra che Next.js lo fa, però non so, a questo, cioè, non abbiamo fatto testing delle due situazioni diverse, quindi non vi posso dire qual è la soluzione migliore. Ovviamente queste sono le ottimizzazioni più semplici da portare su. Cioè abbiamo fatto anche un sacco di lavoro su tutto il resto che comunque non si può spiegare in un talk, tipo ottimizzare il CSS, come ho detto prima, la dimensione dell'HTML e tanta roba. Passando in seguito al first input delay, su questo siamo stati fortunati, perché quando siamo andati online era già buono, quindi non abbiamo dovuto fare tanto. Però era già buono anche perché noi continuamente utilizziamo, diciamo, i DevTool per, diciamo, fare analisi della situazione e ottimizziamo continuamente il nostro applicativo. Il tool più semplice da utilizzare per ottimizzare un applicativo web è se si usa Webpack, vabbè, se si usa Next.js anche, è quello di analizzare le dipendenze. Webpack c'è un plugin che si chiama Bundle Analyzer che permette di vedere se all'interno delle nostre dipendenze c'è qualcosa di strano. Ad esempio, siccome Next.js è...
un applicativo isomorfico, quindi io sulla stessa code base ho codice lato server e codice lato client, a volte può finire che diciamo viene inserito all'interno del codice client delle librerie server. A noi è capitato ed era finito nella parte di bundle, diciamo, oltre che la libreria diciamo, che utilizziamo per fare HTTP, era finita anche la parte di cioè tutti i polifili che servono a farla funzionare. Fortunatamente quella cosa l'abbiamo catturata direttamente in CI, vedendo che la dimensione dell'output era diventata enorme, però per capire qual era il problema abbiamo dovuto utilizzare questo strumento qua. Un altro strumento molto utile per fare analisi delle performance è il profiler di React, che ci permette di vedere quali sono i componenti che diciamo stanno occupando troppo tempo. Un altro strumento che abbiamo utilizzato tanto è stato Node Clinic, che aiuta a fare ottimizzazione della parte Node.js, indicando quali sono i path più caldi di questa parte qua. Ad esempio, se c'è una zona dove noi, cioè dove si generano troppi oggetti oppure si fanno robe troppo pesanti, con Node Clinic siamo riusciti a ottimizzare sia la parte server, perché comunque diciamo il throughput della parte server, perché a quello serve, però ci ha permesso di ottimizzare anche alcuni pezzi della parte client che erano in condivisione con la parte server. E poi, ultimo ma non ultimo, c'è il pannello performance dei DevTools di Chrome, che non è semplicissimo da utilizzare, però è un buon investimento di tempo, perché si imparano anche qui un sacco di cose sulle ottimizzazioni e le performance. E qui l'obiettivo, diciamo, per aumentare il first input delay è fare in modo che questi task qua non siano troppo grandi. Quindi per evitare che, diciamo, la probabilità che l'utente aspetti troppo per un input. Ovviamente diminuire anche la quantità di long task non è male, però non è sempre possibile, perché questo è un tipo di ottimizzazione non semplice da fare. Quindi se non si riesce, diciamo, a diminuire la quantità di long task, dividerli è una buona soluzione. E sempre una delle ottimizzazioni che permette Next.js è quella di utilizzare, di fare lazy load degli script di terze parti. Questo permette di ottimizzare la parte finale del caricamento della pagina, ritardando il più possibile gli script di terze parti non necessari. Quindi se noi vediamo che nella parte, che se sono troppo raggruppati gli script di terze parti attraverso i DevTools di Chrome, facendo lazy load possiamo spostarli più in là e fare in modo che questi diano meno fastidio durante la fase di caricamento, che diciamo dove si fanno più cose. E diciamo la parte che ci ha richiesto un po' più di tempo è stata proprio l'ottimizzazione del cumulative layout shift. Uno dei problemi che ci è capitato è stato quello del che abbiamo chiamato del dancing body, e praticamente quando la connessione era lenta succedeva questo. Praticamente veniva renderizzata prima la pagina senza la sidebar e poi la pagina con la sidebar. Questo problema era causato dalla dimensione dell'HTML. E come prima misura di soluzione abbiamo spostato il layout da Flex a Grid, perché Flex calcola il layout in maniera dinamica in base al contenuto, Grid lo calcola in maniera statica, quindi io dico che la parte di lato è occupa X, la sidebar occupa Y, e sono sicuro che seppure non c'è la sidebar niente si muove. Ovviamente poi la soluzione che è stata più a lungo termine è stata quella di ottimizzare la dimensione dell'HTML e monitorarla costantemente. Un altro problema che abbiamo avuto, sempre di difficile soluzione, è quello della cookie bar. Noi avevamo la cookie bar che si caricava in cima all'applicazione e siccome diciamo la cookie bar in genere si carica con JavaScript, perché comunque se uno utilizza caching lato server conviene rendere, cioè questa, la cookie bar è visualizzata solo nella prima visita dell'utente, quindi conviene sempre caricarla lato client invece che frammentare la cache. E per risolvere questo problema siamo andati dai designer e abbiamo ripensato come funziona la nostra cookie bar. Quindi questo per dire che a volte le soluzioni non sono sempre tecniche, si raggiungono anche diciamo in collaborazione con gli altri team, e in questo caso diciamo la soluzione secondo me è anche più carina. E il terzo e ultimo problema è: qual è il problema? Avevamo
una metrica del cumulative layout shift non buona, e non sapevamo il perché, perché ovviamente questa è calcolata sul lifespan di tutta la pagina, e quindi se io ho il 20% degli utenti che hanno un'esperienza pessima con layout shift, io devo andare a capire quel 20% di utenti in che modo la ricreano. Questo è un problema che ovviamente si è posto anche Google, ci ho scritto un articolo sopra, fare debugging delle outshift. In questo articolo ci sono un po' di snippet su come fare debug live delle outshift e degli snippet su come diciamo, raccogliere questi eventi all'interno di Analytics per vedere qual è la sorgente del problema. Praticamente si, per ogni evento di layout che avviene si calcola il percorso DOM relativo e si invia ad Analytics per farci un po' di analisi sopra. Nel nostro caso non abbiamo usato Analytics, abbiamo utilizzato Sentry, perché noi avevamo già Sentry, perché Sentry non solo ci permetteva di visualizzare, diciamo, questi errori, ma ci permette anche di vedere quello che è il percorso che, ha fatto l'utente per arrivare al problema. Quindi, diciamo, utilizzando Sentry avevamo anche delle informazioni in più utili a riprodurre la situazione. E questo ci ha permesso di risolvere un bel po' di situazioni. Quindi, abbiamo fatto il lavoro, il nostro, diciamo, superiamo la valutazione dei Web Vitals, abbiamo finito? No, perché comunque fare monitoring è importantissimo, perché si introducono regressioni nelle maniere più inaspettate, e a volte sono pure belle grosse. E quindi è importante fare monitoring costante della situazione per vedere se dopo ogni rilascio abbiamo introdotto un problema o meno. Purtroppo queste metriche non sono misurabili facilmente in laboratorio, quindi io so se ho, introdotto un problema solo andando online. Una soluzione potrebbe essere quella di fare A/B testing, però fare A/B testing su ogni rilascio non è una cosa che tutti possono fare. Quindi alla fine, diciamo, si decide di andare online, se la situazione è da migliorare, si migliora, si fa rollback, così decide. Questi sono una serie di link utili per... Ah, dica. Vai. Sinceramente, qual è la frequenza di rilascio che abbiamo noi? Non lo so, perché... Io, non lavorando nei team di prodotto, non sono direttamente associato su quello che fanno i team di prodotto. Quindi, diciamo, non ti so dire precisamente qual è la frequenza di rilascio. Questi sono una serie di link utili. Il primo è l'articolo introduttivo su Web Vitals, dove c'è un sacco di informazioni su come utilizzare Web Vitals e rimanda anche ad altri articoli su, diciamo, come seguire i pattern per ottimizzarli. Il secondo è un articolo di Philip Walton che diciamo, spiega come affrontare il problema delle web performance, da pure qui una serie di link utili su come fare real user model, come prendere i dati dagli utenti, è più facile dirlo in italiano. L'articolo Chrome User Experience Report che dà informazioni su come, diciamo, ricavare i dati da Chrome UX. Oltre ai metodi che ho detto io, ci sono anche la possibilità di usare BigQuery, per chi lo sa usare, cioè quindi per creare dashboard un po' più personalizzate. Quello che mi sono dimenticato di dire prima, molto importante, è che io posso accedere ai dati della Chrome User Experience solo se ho un determinato traffico. Quindi non posso vedere questi dati se il mio sito web, diciamo, non ha abbastanza traffico, oppure non posso vedere i dati specifici di una pagina se questa pagina non ha avuto abbastanza traffico. Quindi, diciamo, non è una cosa che si può fare sempre. Abbastanza è quantificato? No. Penso che lo facciano per anonimizzare le informazioni. Perché se comunque ti danno le informazioni sulla Chrome User Experience quando c'è due utenti, tu puoi sapere chi sono quei due utenti. È quantificato con 100 o almeno 1000? No, non ho idea. E poi un'altra cosa interessante della Chrome User Experience è che si può utilizzare anche per guardare le informazioni sui competitor. Quindi si può utilizzare per fare un confronto che è importante sempre quando si lavora su metriche e su roba di performance. Perché, diciamo, nulla è assolutamente buono, assolutamente malvagio. Next.js è pure una parte di tutorial su Web Vitals nella sezione SEO. E l'ultimo è l'articolo che ho citato poco fa su debuggare le outshift. Grazie a tutti
e se avete domande sono qua. Io ce n'avevo una prima. Quando si vede su Create Card App, quando istanzi Create Card App, sì, c'è un tool che sta, che fa partire l'applicazione preappata in un tool che è porta WebVitals. Ok, sì. Che probabilmente si collega a quella, l'estensione di Chrome per prendere i dati? Allora, l'estensione di Chrome in realtà utilizza proprio Chrome. Cioè le, usa direttamente, sì, perché praticamente l'API che dà queste informazioni si chiama Performance Observer e ci permette di prendere le informazioni anche dopo che, diciamo, queste metriche sono state misurate. Quindi non è importante quando, diciamo, le chiedi, le puoi sempre avere in qualsiasi momento. Però comunque sotto in realtà utilizzano tutti quanti la libreria di Google su Web Vitals, perché comunque soprattutto il cumulative layout shift non è in realtà dato dalla metrica di Performance Observer, è calcolato in base a una, praticamente si fanno delle finestre, si prende, diciamo, la somma dei valori in quelle finestre di pari 5 secondi e il valore maggiore di queste finestre è quello che viene dato nel cumulative layout shift. Allora, non è cross browser perché, diciamo, Performance Observer dà una serie di metriche e quelle che servono per Web Vitals sono implementate solo su Chrome. Quindi si ricavano solo da lì. La libreria dei Web Vitals di Google dà la possibilità anche di fare polyfill di queste cose, però non ho approfondito al punto da dirvi quei polyfill sono attendibili, non sono attendibili, perché poi comunque, cioè, non è facile calcolasse informazioni, e il vantaggio proprio del Performance Observer è che queste informazioni le calcola utilizzando un API che registra tutto fin dall'inizio, mentre se lo devi fare te, lo puoi fare, magari il system delay lo puoi calcolare. Automaticamente lo fa già Chrome di base, quindi tu devi solo prenderti i dati. Chrome è in realtà il browser. Sì. In realtà esiste un altro aggeggio, una specie di CSS in cui ti dai il posto di display in foto e quindi lui usa prima il foto di sistema e poi quello che viene passato. Così è ancora. Sì, in realtà, cioè, Google Font di default dà questa strategia swap che non è supportata da tutti, però l'obiettivo è fare in modo che nel primo rendering tu hai già tutto pronto, quindi per questo provi a tirare tutto su, per fare in modo che non devi fare fallback. Sì, poi dipende dalla situazione dei font che c'hai. Noi siamo fortunatissimi perché su Immobiliare usiamo i font di sistema e i web font li usiamo solo per i titoli e roba del genere. Però, diciamo, qualsiasi strategia di font tu possa utilizzare, swap o non swap, è difficile non causare layout shift. Devi stare proprio lì a misurare tutto, è complicato. Quindi la soluzione semplice è fare preload e fare in modo che, diciamo, va soprattutto. Poi, ovviamente, cioè quelle che ho dato io sono soluzioni veloci, poi ci sono quelle là, diciamo, un po' più complesse sulle quali dedicare un po' più tempo, però diciamo non è una cosa che possono fare tutti. Fare il fallback non è facile. E quella che supporta la Chrome, tra le ultime versioni, non vecchie, altri browser, sono scamocciato in passato. Allora, adesso lo dei Lazy che
la Odellezzi mi pare che è supportata da tutti i browser principali. Non l'ho ricontrollato, è una cosa che avevo dato per assunto, quindi magari forse fare un double check non è male. E comunque anche quella era la soluzione più veloce da fare. Se poi si deve fare una soluzione più a lungo termine, conviene o passare al componente image di Next o utilizzare un intersection observer per fare la stessa cosa. Non solo per una questione di supporto browser, ma per il problema di margine che avevo detto. Perché quello è un problema, diciamo, molto fastidioso. Non so se vi capita di vederlo in giro per il web, però quello colpisce tutti quanti, quindi sicuramente la seconda soluzione da fare è quella di utilizzare un intersection observer o una libreria che fa lazy load. Però in giro le librerie che fanno lazy load, pure se utilizzano intersection observer, non ci mettono il margine dentro, almeno non ne ho trovate io. E invece quella di Next.js lo fa. Infatti se vi andate a vedere il componente image, c'è anche look use intersection observer che fa le cose come si devono fare. Quindi andate a vedere sempre là dentro, ci sono un sacco di soluzioni da poter riutilizzare in giro. Allora, fermo un attimo perché non ho sentito la domanda che c'è. Allora, innanzitutto si sentono le domande, perché mi sto dimenticando di ripeterle. Ok, bene, meno male. Meno male. Ok, vai. Allora, come ha chiesto Paolo, come abbiamo ridotto la parte di JSON che serve a inizializzare la pagina? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è stato rimuovere tutta la parte inutilizzata, perché comunque il dato che tiravamo fuori era un dato generico, non era specifico per la lista. Quello che abbiamo fatto è stato eliminare tutte le informazioni che non sono specifiche per la sezione. E poi, diciamo, dove è possibile, abbiamo semmai fatto lazy load delle informazioni che non servono subito, magari servono in un secondo momento. No. No, abbiamo comunque renderizzato tutto, perché essendo questa una pagina, diciamo, dove il SEO è importante, dobbiamo renderizzare tutto per forza. Però ad esempio le immagini, noi non renderizziamo tutte le immagini della galleria, solo la prima. Quindi è un'ottimizzazione che in effetti non abbiamo fatto, avremmo potuto fare che magari carichi un'immagine e poi tutte le altre. Però si procede per step. Noi comunque già eliminando la parte inutilizzata già abbiamo tagliato molto. Poi riducendo la dimensione di qualche chiave, diciamo, è bastato quello al momento. Anche se il monitoring è importante anche qua, perché diciamo, noi abbiamo fatto l'ottimizzazione, poi vedi nel tempo e sale sempre la dimensione HTML. Quindi, sì. È un breve intermezzo musicale, si sta spegnendo il computer di regia, quindi sto salvando il... Grazie Guido di aver salvato del talk, di aver salvato la regia. E ti riporto intanto una domanda da Valerio. Va? Siamo salvi? Siamo salvi? Siamo salvi, grazie. Meno male. E c'è qualcosa da migliorare la performance da parte della piattaforma che sta dopo il login? Cioè, classiche applicazioni dove lato SEO probabilmente... Allora, il vantaggio di fare Real User Monitoring è che in realtà lo si fa, diciamo, in base a quello che fanno gli utenti. Quindi, diciamo, gli utenti... cioè, tu misuri proprio le reali performance che hanno gli utenti. Quindi pure se stanno dietro una parte autenticata, il dato ti arriva. E un altro vantaggio di, diciamo, farle in house le cose, cioè di utilizzare, diciamo, un sistema come può essere Analytics o gli altri, è che la label sulle pagine, sulla sezione, la dai te. Quindi a differenza dei dati di Chrome che sono per URL, tu puoi dire ok, questa è la pagina di ricerca, quindi raccoglimi tutte le metriche per questa sezione qua. E comunque sì, per la parte, diciamo, nascosta al pubblico, si raccolgono con quella metrica. Una domanda è una richiesta. Siete parlando di monitoraggio, della sua importanza, e io so che tutto questo è stato fatto nell'estate, ma quando siamo tornati all'estate, dalle vacanze, che cosa è successo?
fun fact, diciamo che ce ne siamo andati in ferie, che la situazione era da migliorare, delle performance era... Siamo tornati proprio dalle ferie, era ancora peggio la situazione, proprio dei dati, diciamo, abbastanza problematici. E poi, senza che noi facessimo niente, piano piano la situazione andava salendo. Quindi, diciamo che a volte, diciamo, l'influenza non la dà solo, diciamo, le ottimizzazioni che uno fa, ma anche, diciamo, la posizione dove i due utenti stanno. Magari ad agosto i nostri utenti stavano sulle spiagge con i telefoni e quindi le performance erano pessime. E poi, tornando a casa, la situazione è migliorata. Quindi, cioè, comunque, la cosa divertente di prendere le performance dagli utenti reali è che anche, diciamo, è basata su eventi esterni, non solo su, diciamo, le modifiche fatte sul codice o sui sistemi. Sei sicuro che è tutto a posto? Sì, sì. Allora, diciamo, con che frequenza viene fatto il monitoraggio? Nel senso che, diciamo, se ho capito bene, ogni quanto noi lavoriamo sulle ottimizzazioni, quindi quanto queste informazioni che noi vediamo sono confermate per essere situazioni. Quando, diciamo, questa informazione è attendibile praticamente? Dipende dalla quantità di traffico che uno ha. Diciamo, sulle sezioni più alto traffico la situazione è attendibile immediatamente, su quelle a basso traffico bisogna aggregare per più tempo e quindi lì bisogna aspettare un po' prima di avere un'informazione. Ad esempio, quando la pagina era in A/B test a una bassa percentuale, noi dovevamo aspettare un po' prima di essere sicuri che quelli fossero dei dati attendibili. Mentre una volta che la pagina è online al 100%, diciamo, per noi è stato facile, appena rilasciamo c'è un problema, si vede. Non so dire la quantità di traffico preciso che serve. Domanda? Sì, Paolo, con la tua domanda mi ha fatto venire in mente una cosa. Tu hai risposto che hai inserito col JSON, avete compensato le informazioni extra facendo altri paesi richieste a sì. Sì. Ti è mai successo di avere un problema di performance per accesso? No, fortunatamente non sono tante le richieste che abbiamo dovuto fare, però, diciamo, sì, sono delle ottimizzazioni che bisogna ponderare bene prima di farle, perché comunque se, cioè, magari alcuni dati che facciamo, che richiaviamo in questo modo, erano dati di preload, no? Cioè che noi precarichiamo per anticipare l'interazione, però altri invece sono dei dati utilizzati pure per vedere, diciamo, ad esempio, la situazione dell'utente. Quindi uno dei dati che carichiamo in asincrono, ad esempio, su quelle del, diciamo, se ti è piaciuto o no un annuncio o meno. E quella, ad esempio, bisogna ponderarlo bene prima di, diciamo, renderla asincrono o meno. Ovviamente sono tutte analisi che bisogna fare sui numeri, e sui numeri bisogna basarsi una volta che si è andati online per vedere se hai fatto, diciamo, introdotto un problema o meno. Purtroppo uno pensa che il lavoro sulle performance sia un lavoro scientifico, no? Io seguo quello che la scienza dice, ma è tutto a posto, io andrò bene. Purtroppo è un lavoro molto creativo, come la maggior parte dello sviluppo software, dove anche per capire qual è il problema bisogna spesso di andare di creatività, e anche vedere, diciamo, appunto, per misurare la situazione bisogna andare di creatività. Fortunatamente con questi Web Vitals la situazione si è semplificata parecchio, perché comunque bisogna avere tre metriche che danno un'informazione su quelle che sono le parti più importanti. Ovviamente non è tutto, bisogna sempre, cioè, ad esempio, il first input delay misura solo il primo input. Poi non so se magari la navigazione del sito è veloce o meno, se la transizione di pagina è abbastanza veloce o tutto il resto. Per lì, diciamo, ci sono metriche custom da utilizzare, si spera che un giorno verranno standardizzate anche quelle parti per semplificare, diciamo, tutto il lavoro di performance da fare sul sito. 11. No, noi cerchiamo di rimanere aggiornati il più possibile, altrimenti...
Grazie Guido. Vai, altro. No, no, okay. Bene, grazie. Ah, è bello avere uno sfondo colorato. È molto bella questa. Sì, sì, è bello, almeno due colori in più. Yeah. Ok. Allora, grazie Guido ancora. E cioè, vabbè, siamo giunti alla fine del nostro primo incontro fisico dopo 20 mesi, sono tantissimi. E vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio per essere qui. Ricordo da casa che se venite in presenza non vi perdete la grande cena che organizziamo post evento. E nulla, ringrazio tutti quanti, ci vediamo il terzo mercoledì del mese, potete già metterlo in agenda, il prossimo, e se siete su Facebook, YouTube o quello che sia, un like, un iscriviti, un qualcosa, ricevete la notifica al prossimo evento o su Meetup. Codemotion, Eventbrite non lo usiamo più, vabbè, trovate tutti i link. E per i biglietti Codemotion, vi ricordo, su Slack ci sta il... due o tre messaggi in fila del canale General dove potete riscattarli gratuitamente. Ricordo i biglietti premium per tutta la conferenza dal 9 all'11 novembre. Il biglietto premium sono pochi, quindi sbrigatevi a prenderli, dedicate alle community. A posto, grazie a tutti e buona serata. Ciao ciao.